Allora, per Acipavia YouTube Channel siamo in compagnia di Mr. Patrizio Bensi. Allora, domenica si va al Giglio di Reggio Emilia, cioè quello che è stato l'ex Giglio di Reggio Emilia, ora è lo Mapei Stadium dove affronteremo la Reggiana. Che tipo di gara si aspetta e quali sono le difficoltà che si possono affrontare contro la formazione di Mr. Montanari? Mi aspetto una reazione positiva, c'è un riscatto per i ragazzi che devono dare sempre il meglio delle loro possibilità. Devono affrontare la partita soprattutto con la concentrazione giusta per arrivare a un risultato che deve essere positivo. La squadra, la Reggiana, vista in un paio di partite, quindi conosco bene. Speriamo che i ragazzi assimilino il lavoro che abbiamo fatto questa settimana per affrontare la partita con i criteri giusti. Sappiamo che questa settimana è stata caratterizzata da tre doppie sedute di allenamento su 3 giorni. Su cosa avete lavorato in particolare e dove si è cercato magari di migliorare la situazione della squadra, del gioco? Sì, abbiamo cercato soprattutto di ricostruire la parte mentale dei ragazzi, quindi non è stato variazioni di allenamenti o di sedute specifiche sulla preparazione, perché la squadra si è sempre comportata bene. Spero che la parte soprattutto della concentrazione e la parte più importante psicologica dell'approccio alla partita, anche nei minuti finali, sia di buon auspicio. Quale obiettivo si può dare questo Pavia in questi ultimi 270 minuti della stagione? L'obiettivo è quello di cercare di vincere almeno due partite per poter lasciare l'ultimo posto a San Marino.